Ciao, un piacere. Siamo qui a Barullo, cosa cucini? Allora, questa sera abbiamo fatto un menù un po' speciale adattato a questa serata bellissima intorno alle vini argentini, questa atmosfera argentina. Allora, abbiamo portato i prodotti argentini, abbiamo il cancreo di Patagonia, di belle scallops, sanciac, capesante anche argentine, bellissime, un agnello che è come un agnello che è simile al presalé, perché in Patagonia c'è tutta questa brisa del mare molto australe che lascia l'erba molto salina e l'agnello mangia quello e diviene molto assaporita la carne. E dopo un dolce che anche le facciamo da me a Mirasur, in Costa Azzurra, che lo chiamo naranjo en flor, come il tango, è quello famoso tango, perché mi fa ricordare tanto il sud, quello dolce. È difficile cucinare senza il tuo orto, il tuo giardino, sempre pronto di fianco al ristorante. Sì, è un po' diverso, per quello che è anche divertente per noi, perché e fare qualcosa totalmente diversa che quello che facciamo ad Almirasur. Qui a Londra hai mai cucinato prima? Sì, già ho cucinato con Nuno Mendes tempo fa, e anche per clienti miei, cene private qui in Londra. Hai un ristorante preferito qui a Londra oppure ogni volta provi qualcosa? No, qui che mi piace a Londra è andare di un quartiere all'altro, del quartiere cinese al Soho, no? E assaggiare quelle cucine tante diverse. Adesso c'ho un ristorante che mi piace da morire, che è di quello mio amico Claude Bossy, Hibiscus, ma adesso è chiuso perché sta facendo il trasferimento, allora sto aspettando sua prossima apertura. Assolutamente, allora il cibo argentino è molto famoso, la carne, soprattutto il vino, però magari manca qualche ristorante fine dining a Londra, secondo te arriveranno oppure uno stile diverso e quindi non ci sono? Sicuramente la cucina argentina c'è una potenziabilità grandissima, perché è una cucina che è in plena espansione, con tanti talenti, e forse un giorno arriveranno qui a Londra, perché no? Tu sei un po' il portabandiera dell'Argentina nel mondo culinario, tra gli chef giovani in particolare c'è qualcuno che vorresti che guardassimo? Sì, no, c'è tanti, in Argentina i giovani, non tan giovani, è la mia stessa età, c'è Germán Martitegui con il suo ristorante Tegui, che è molto molto bello, ma c'è Don Julio che fanno una carne con una tecnica stupenda, c'è tanti nuovi giovani che si stanno installando anche fanno delle piccole aperture, c'è dei ristoratori argentini in Francia, per esempio, sono Marcello Di Giacomo con sua ragazza, che è una ragazza giapponese, che è in Vertus, lo ristorante con Paz Levinson anche, che fanno una cucina molto, molto, molto attuale, bellissima. No, c'è una potenzialità di giovani talenti molto importanti. Ok, e beh, volevo tornare un attimo a Mirasur. Quando a New York la cerimonia 50 Best hanno detto il numero 11 e non eravate voi, avevi capito che eravate nei top 10, come hai reagito? È vero che due anni consecutivi abbiamo stato nel numero 11, abbiamo sempre stato, sempre un soffrimento lì, perché anche quando era già dal 40 era lì era un soffrimento. È vero che quando abbiamo passato quella, la barriera dei 10, è stato molta, molta felicità, un'emozione molto grande, e una riconoscenza al mio team, al mio equipo, che è stato bravissimo,
tutti questi anni, quelli che sono ancora, ma quelli che hanno partiti, che hanno lasciato tutti qualche grano di sabbia per essere dove siamo oggi. E essere al numero 6 ha cambiato qualcosa al ristorante? Avete molte più prenotazioni? Senti, noi già da qualche anni che abbiamo tante prenotazioni, e nel momento quelle dell'estate ovviamente il ristorante overbook, ma sì, è un momento molto forte per un ristorante, per il business, ma anche per il ristorante lo stesso, perché la gente viene con molto più aspettativa, allora quello anche fa montare il livello, no? E siete pronti per Melbourne, il grande viaggio ad aprile per il prossimo cerimonia? Speriamo essere, sicuramente, ma speriamo. Sì, Melbourne, l'Australia è un paese che adoro, che mi piace tanto, un paese di libertà. Allora sì, siamo tanto motivati per andare in Australia, che è un paese straordinario. In Italia stai diventando un po' una celebrità con Top Chef, che adesso è molto seguito. Che tipo di risposta stai avendo tu, anche se l'avevi girato, diciamo, quest'estate? Sì, no, quello è qualcosa che abbiamo fatto che è totalmente diverso alla vita di un chef. È bellissimo perché c'è un rapporto anche con le altre giudici, con le ragazze che sono lì nella competizione, e anche con il pubblico, no? Si sta creando adesso una relazione che non l'aveva, no? Prima, più prossima, più bella, sì, mi è piaciuto tanto, spero rifacciarla l'anno prossimo. Mauro con la Greco a Londra, lo vedremo prima o poi, o in un ristorante o in un'altra situazione? Non si sa mai, ma è vero che Londra è una città fantastica, con il momento gastronomico penso di Londra, perché si aprono tante cose. È stato oggi pomeriggio qui vicino un bar totalmente moderno, diverso, molto giovane, è una città sempre in avanguardia, e quello mi piace tanto. Forse un giorno, ma ci abbiamo tanto lì a Mirasur, e anche la brasserie a Parigi, tanto lavoro. Allora, per il momento dobbiamo aspettare minimo un anno. Niente, noi aspettiamo, grazie mille. Grazie. Ciao.